È un evento che ha diversi punti di forza, anzitutto il coinvolgimento e la partecipazione. Ringrazio Teresa Mascianà, lo Spazio Lupardino e tutto il team che ha voluto coinvolgere l'amministrazione comunale in questo evento e che vuole porre l'attenzione ancora una volta su uno dei luoghi del cuore della nostra città, che è la collina di Pentimele, e non solo. Sono delle zone a volte nascoste, ma che nascondono veramente rivelano delle emozioni importanti. E la collina di Pentimele è protagonista di questa iniziativa culturale, che non è una semplice iniziativa culturale, è un evento che si ripete ogni anno e che è un evento che tocca diversi punti della cultura. È un evento turistico che raccoglie e attira diversi turisti, è un evento culturale sotto diversi punti di vista, dal punto di vista musicale, dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista delle tipicità del nostro territorio, perché ci sarà anche degustazione. Ed è del punto di forza il coinvolgimento di tutte quelle forze positive che orbitano attorno a quel territorio. Ricordiamo anche il coinvolgimento del Giardino di Ausonia, che è proprio un B&B che ha sede alle pendici della collina di Pentimele. Il punto di forza è anche il coinvolgimento della periferia, una iniziativa del Derive Festival è ospitata all'interno del Parco Ecolandia. Quindi questa caratteristica, che è quello del fare rete, secondo me è quello che rende vincente questa iniziativa. Il secondo punto di forza è quello di puntare su un tipo di musica, su un tipo di offerta culturale che è un'offerta particolare, un'offerta di qualità ed è un'offerta alternativa. Quindi a Reggio, oltre all'offerta culturale e musicale che è diciamo ordinaria e commerciale che la città offre, abbiamo anche un'offerta di nicchia, un'offerta più interessante e più ricercata. Quindi io ringrazio Teresa Mascianà, lo Spazio Lupardino e tutti gli operatori coinvolti, Ecolandia, che hanno voluto supportare questa iniziativa, perché è un'iniziativa della città ed è ancora una volta testimonia la realtà che fare rete e porsi tutti sullo stesso piano è un modo di lavorare vincente, e quindi la vittoria e la buona riuscita e il buon risultato di un'iniziativa viene condiviso da tutti.